sveglia sul letto è quella di un lungo viaggio. E tu senza dir niente hai trovato il coraggio. Già cari, cari telespettatori, è proprio vero. La valigia sul letto è quella di un lungo viaggio. È la valigia degli artisti, no? Che si mette sul letto matrimoniale, incomincia a riempire e poi coi biglietti... È la vita degli artisti, no? Proprio la vita, la valigia degli artisti soprattutto. Bene, allora facciamo una bella cosa. Andiamo un attimo in pubblicità, poi vi presento l'ospite graditissimo della giornata. Go Hair, salone di bellezza qui in Brescia, uno in via 25 aprile Barraha e l'altro in via Vittorio Emanuele 40, promozione settembre, ottobre, novembre. A settembre è una ricostruzione dopo sole, da martedì a giovedì. In omaggio, pensate un po', costava 17 euro. Ad ottobre, trattamento rinforzante, sempre da martedì a giovedì, e pensate un po', ve lo regala, e il costo era di 15 euro. A novembre, trattamento voluminizzante, è un trattamento meraviglioso che Goair vi regala, e pensate un po', era al costo di 16 euro. Siete unici e mitici. Un saluto alla grandissima Olga. Area 51 Rozzano, autofficina gommista, carrozzeria, revisioni, acquisto e vendita auto e moto usate, noleggio con e senza conducente, autofurgoni, bus e camper, oltre 15 anni di esperienza al vostro servizio. Benvenuti in prima classe. Un ringraziamento al caro Max e al grande Jenny. Ma ci siamo, cari telespettatori? Certo che ci siamo! Oh! Partiamo o no? Certo! Eh sì! Eh già! Non me lo sarei mai aspettato, devo dire la verità! Però chiaramente un personaggio di questa caratura lo volevo a tutti i costi, Lui è un doppiatore, attore, speaker radiofonico, uno storico wonderful, e presto lo vedremo in azione con un programma televisivo del mio amico, del caro amico Carmelo. Non è risultato nel presentarvi Luca Gatta! Grazie, grazie. Una presentazione da notte degli Oscar proprio, bellissima, Rudy. Da notte degli Oscar, voglio dire... Magari. Però non si sa mai nella vita, voglio dire. Ce lo auspichiamo tutti, poi. Ce lo auspichiamo tutti. Che dobbiamo fare. Ciao Luca, come Ciao, stai? Ciao Rudy. Bene, 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 bene. Ti vedo in formissima, anzi, direi che so che hai... Tutta apparenza. Ah sì? È tutta apparenza. Ma sì. Dai. Senti, da quanto... Io so che tu veramente hai fatto un botto di cose... Ma un sacco di belle cose, poi tra l'altro che in puntata adesso ci racconterai e racconterai ai nostri telespettatori il tuo storico fatto di collaborazioni importanti con personaggi di, un, sì, di una sì, certa sì, caratura. Ci si tiene impegnati, diciamo. Ecco, per esempio, da quando hai capito di avere questa vocazione artistica? Guarda, io ho cominciato molto presto in realtà, ho cominciato a 15 anni, io sono brescianissimo, sono bresciano. Ah, sei proprio di Brescia? Che scherzerai, anzi ti dirò di più, sono orgogliosamente Valtromplino. Sì, assolutamente, io vengo da un paese della Valtrompia e ho cominciato proprio giovane, a 15 anni, ad occuparmi di recitazione in genere. Quindi ho iniziato a studiare, ho iniziato a fare i primi corsi di recitazione, Milano, Roma, eccetera, e poi sono riuscito fortunatamente a farne una professione, ecco. Ah, che bello, cioè, perciò tu... Lavori in questo settore? Sì, no? sì, sono fortunato, non faccio altro nella vita. Però. È una di quelle fortune, no? Le fortune degli artisti, cioè mangiare facendo ciò che più gli piace. Quindi. Io faccio musica dal vivo, vedi? E poi mi diletto a fare questa trasmissione da me ideata. Sono autore, redattore, perfetto, conduttore, e amo molto far passare chiaramente i personaggi della tua caratura. Anche quelli che purtroppo non lo sono, ma perché? Perché non hanno le possibilità. Ma sicuro che i geni ci sono, bisogna solo scovarli, perché sono lì in attesa. Guarda, io ci sono, devi solo avere l'occhio lungo nel poterli metterli a loro agio per poi tirare fuori il loro estro, che è una cosa importantissima. È molto importante questa cosa. So che hai aperto una scuola. Ce ne vuoi parlare? Sì. Ma parlaci proprio,
fai capire bene ai telespettatori in modo che dopo loro hanno anche la possibilità eventualmente di poterti contattare. Per certo, poi, chiaramente, chiaramente. Questa è una scuola, di doppiaggio. Io oltre che di recitazione mi occupo di doppiaggio, faccio il doppiatore ormai da una decina d'anni. Sì, dirigo i doppiaggi di una sala di doppiaggio bresciana che si chiama Altre Frequenze, che sta proprio qui a Brescia in via Sabotino, zona via Veneto per intenderci. Salutiamo Giorgio Reboldi, che è il patron della struttura. Certo. E all'interno di questa sala di doppiaggio abbiamo aperto quella che è chiamata la Scuola di Doppiaggio Brescia. Ormai sono 4 anni che siamo sul territorio bresciano e proponiamo proprio... Esatto, qui siamo in sala di doppiaggio, stavamo doppiando un documentario, infatti un oversound, come viene chiamato in gergo lingua, tecnico. In lingua inglese era questo. E noi l'abbiamo doppiato in italiano, esattamente. Ma che bello. Sì, 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 sì. È sempre affascinato questa tipologia di realtà, ecco. Proprio mettermi lì con il microfono, con le cuffie, sì. E riuscire a... Perché non è facile. No. Sempre facile. Io faccio il doppiatore. Non è assolutamente facile. Devi riuscire a collimare bene le tue parole col labiale. Esatto. E loro parlano un'altra lingua, non è che parlano italiano. Non sempre. Facile, non sempre. Figurati, le lingue un po' più difficili, no? Cioè devi essere proprio con la tempistica, se vogliamo, con la metrica delle parole, deve entrare in pieno. Ma per quello non è compito nostro, abbiamo una figura professionale nel doppiaggio che è l'adattatore dei dialoghi. Prende la traduzione. Ecco, raccontami un pochettino. C'è un traduttore che dalla lingua originale traduce in italiano. L'adattatore prende il tradotto e lo adatta sulla bocca dei personaggi da doppiare. Taglia delle parole, altre le mescola, mantenendo però comunque il senso del prodotto, perché noi non è che possiamo prenderci la responsabilità di cambiare il film. Ma allo stato attuale. Assolutamente. Ma 50 anni fa come faceva? Uguale. Ah, c'era lo stesso sistema? Il doppiaggio è nato nella metà degli anni 30 per volere di Benito Mussolini. Che ha voluto. Grandi cose che ha fatto Benito. Chiaramente. Non solo queste. Ciao zio. Vabbè. Altre non troppo grandi, però insomma, ecco, poi ognuno nel suo storico. Però sì, è stato voluto da Benito Mussolini e ha voluto questa cosa. Lui non voleva che noi vedessimo i film in una lingua che non fosse italiana. Quindi ha preso degli attori molto bravi dell'epoca, li ha portati a doppiare i film. Nel famoso Archivio Luce. Assolutamente. Ecco, assolutamente. Certo. Ogni tanto mandano... Lo Studio Luce. Lo Studio Luce, certo. Allora lì avevano già questi marchingegni. Sì. Pensa a te. E lì sono nati i primi meravigliosi doppiatori, che erano tipo Emilio Cigoli, che ha sempre fatto John Wayne. Wow! Sì, questi meravigliosi. Poi non ci dimentichiamo, anzi, facciamo un applauso a Ferruccio Amendola. Ferruccio Amendola, grande doppiatore, da Al Pacino, Stallone, io ce li ho tutti, vedi. Dustin Hoffman. Ferruccio è stato forse il più bravo doppiatore in assoluto. Ferruccio ha rivoluzionato il doppiaggio, pensa a te. Prima di lui si doppiava in un altro modo. E spiegaci questa cosa. Prima di lui si doppiava in un modo molto più impostato, molto più quasi teatrale, no? Elegante, bello, pulito. Ferruccio Amendola ci ha portato un po' quello che viene chiamato in gergo lo sporcato. Ok. Che lui parlava un po' più in maniera naturale. Certo. Da allora poi si doppia così. Dipende anche dai ruoli. È chiaro. Cioè, è chiaro che se fare il ruolo del bandito o del criminale non posso essere posato e elegante. Naturale. Cioè è normale che devi mettere chiaramente, devi entrare nel personaggio. Esattamente. No? Teniamo presente che Amendola ha sempre fatto il Monnezza. Sì. La voce sì, di Thomas Millian. Thomas Millian era del Monnezza. Perciò, grandissimo. Thomas Millian, anche lui, grande, ma grande. Io so che lui vive a Cuba, se non sbaglio, a Miami vive Thomas Millian, ormai è ottantenne, è un personaggio, però noi non lo vediamo in Italia, ma lui lavora molto in quelli della media USA, lavora molto, nonostante sono passati tanti anni. E poi mi è piaciuto molto il ruolo di Claudio Amendola nel nuovo Monnezza. Chiaro. Che hanno ripreso questo personaggio che faceva Bombolo. Giusto per Bombolo è un altro. Pur parlare, ecco, voglio dire.
la cosa che più che mi incuriosisce è che tu hai lavorato con tanti personaggi. Ci vuoi elencare? Questo signore che noi vediamo in fotografia adesso assieme a me risponde al nome di Neri Parenti, che è il padre della commedia italiana attuale. Della commedia italiana, spettacolare. Ho fatto un film con lui un paio d'anni fa. Ma pensa, ma cioè hai recitato proprio. Sì. Il film si intitola Ma tu di che segno sei? Ah. Sì, un cinepanettone diretto da Neri Parenti. Neri Parenti, comunque un nome. C'è un applauso anche a Neri Parenti, dai. Ma no, a tutti avanti. Ma ce n'è qua. A Christian De Sica. Ma scherziamo. Ma ce n'è di carne alla brace in Italia. Grazie voglia, a Padre Terra. A voglia. Senti, la cosa più che mi incuriosisce di te, io so che tu a breve inizi una new experience, se vogliamo parlare. Diciamo televisiva? Televisivamente parlando, sì. Assolutamente sì. Ci vuoi raccontare? Qui, in questa emittente. Ah! Proprio qui a Rete Brescia, non è che la inizio, io ho già fatto una stagione, assieme al cast di un altro programma di RTB che si chiama Zanzaro. Lo conosco bene. Zanzaro, un meraviglioso programma che andrà in onda la domenica sera dalle 19.30 alle 21. Il 2 ottobre, mi raccomando. Esatto. Il 2 ottobre parte questa diretta di un'ora e mezza, condotta dal caro Carmelo Monteleone, Fabio Taormina e la Gaia Pilla. La Gaia Pilla. Sì, bellissima e bravissima. Bellissima ragazza, mi sa che io vi vengo a trovare. Oh, bene, ci mancherebbe. Se mi invitate ci vengo volentieri. Ci stai scherzando, tu sei di casa, no, non puoi mancare. Che caro che sei. Beh, e che ruolo hai in questa realtà? Allora, Carmelo Monteleone, un po' nel suo storico, incontrava spesso gente che gli diceva «Ma sai che tu, come conduttore, somigli molto a Cosola, il mago Forrest?» Allora lui, che è furbo, che non è l'ultimo arrivato lui, Carmelo, capito? Si è detto «Ah sì, se sembro il mago Forrest, allora voglio qualcuno che mi faccia la jalapas». Il ruolo mio è proprio quello di fare la voce fuori campo del programma. Certo, la voce nascosta. Esatto, entrando con battute. Tu interverrai chiaramente sulle loro sui loro sketch. Esatto. Bello. Io domenica cercherò, domenica 2 ottobre, cercherò, certo. Perché tu, io poi tra l'altro... Mi è venuta questa voce che tu domenica scorsa hai fatto un bel lavoro. Sì. Se ci vuoi accennare. Bello, sì. Eravamo a Mantova con la scuola di doppiaggio Brescia perché siamo riusciti ad aprire un corso della scuola anche a Mantova. Ah. Quindi eravamo la STM, che era la scuola teatro Mantova. E lì abbiamo fatto una dimostrazione gratuita per tutti di quello che sarà il corso di doppiaggio tenuto proprio nella STM. Ma che bello, sì. C'è stata tanta gente che ha aderito? Fortunatamente sì. Allora è una cosa molto interessante, perché... Ma tu dici che con un lavoro del genere uno può campare dignitosamente? Allora, secondo me i doppiatori che campano facendo i doppiatori sono i grandi nomi. Beh, normale. Col doppiaggio, al mio livello, che non sono un grandissimo nome, solo col doppiaggio sarebbe un po' difficile. Bisogna fare tante cose. Bisogna fare un po' l'attore, un po' lavori in radio, un po' lavori in televisione, un po' fai il doppiaggio, allora riesci comunque A simulare più. Esatto, diciamo così. Questo non è poco. Senti, io poi, chi è questo personaggio? Questo signore che sta dietro con me alla macchina da presa si chiama Alberto Moroni. È un regista qui di casa nostra, è di Desenzano. Di Desenzano del Garda. E con lui ho fatto un film che si chiama L'ultima luna, qualche anno fa. Poi ho saputo che hai lavorato con una persona che conosco, che si chiama Patrizia Rossetti. Oh, no? Come lei no? Abita proprio nel mio paese, che la saluto tanto di mezzo, lei. Ciao Patti! Poi conosco suo marito, che si chiama Rudy. Come? Certo. Da me, no, lui è un cameraman di Mediaset, eccola lì. Ecco Patrizia. La vedo spesso, che poi tra l'altro ha una bellissima casa, lei in stile Liberty del primo Novecento. Comunque, vabbè, quello che è, no? Poi, è una grande professionista che però purtroppo, non lo so come mai, ma non è... si vede ben poco in televisione, questa cosa. non mi do ragione. Ecco. Ed è una cosa bruttissima perché ha subito un po' la sorte, secondo me, che ha subito anche un Giorgio Mastrotta, che secondo me è un altro immenso conduttore televisivo. Certo. Quindi... Che è la sindrome della televendita. Sì, diciamo un po' così. Beh, ma Mastrotta guadagna... Oh, per carità,
con tutto rispetto parlando di Giorgio, che è un grande professionista, come dicevi tu, ma è il re della televendita. Assolutamente sì. C'è anche il caro amico Cesare Cadeo. Cadeo, un altro. Che anche lui, guai, cioè dove ci sono due... Dove si spostano loro, si spostano gli sponsor. Meravigliosi, meravigliosi. Perciò, voglio dire, anche se non sei in prima linea televisivamente parlando, ma fai del bene alle aziende, vuol dire che sei il numero uno, sono dei numeri. Come no? Uno. Come no? Cioè, perciò non bisogna dimenticarsi questa cosa. Senti, progetti futuri, oltre, vabbè, Zanzaro, oltre che, vabbè, queste tue, eccola qua, dove è la mia cara. Bellissima, poi io sono innamoratissimo della voce di Patrizia Rossetti. Ma lei è tosta. Lei è stupenda, è un personaggio meraviglioso. A me mi fa morire da ridere, veramente. È meraviglioso. Andiamo un attimo in pubblicità. Go Hair, salone di bellezza qui in Brescia, uno in via 25 aprile Barraha e l'altro in via Vittorio Emanuele 40, promozione settembre, ottobre, novembre. A settembre è una ricostruzione dopo sole, da martedì a giovedì. In omaggio, pensate un po', costava 17 euro. Ad ottobre, trattamento rinforzante, sempre da martedì a giovedì, e pensate un po', ve lo regala, e il costo era di 15 euro. A novembre, trattamento voluminizzante, è un trattamento meraviglioso che Goair vi regala, e pensate un po', era il costo di 16 euro. Siete unici e mitici, un saluto alla grandissima Olga. Area 51 Rozzano, autofficina gommista, carrozzeria, revisioni, acquisto e vendita auto e moto usate, noleggio con e senza conducente, autofurgoni, bus e camper, oltre 15 anni di esperienza al vostro servizio. Benvenuti in prima classe, un ringraziamento al caro Max e al grande Jenny. Nella mia vita ho fatto molti sbagli, ma non me ne pento. Perché se avessi scelto strade diverse, probabilmente oggi non sarei qui, davanti a te. Sono sempre stata una persona precisa, attenta ai dettagli, e non ho mai lasciato nulla al caso. Da che ho memoria, la mia vita è stata sempre decisa da un programma. Ne ho uno per la colazione, uno per il pranzo e uno per la cena. In pratica, non mi ritrovo mai a mangiare le stesse cose, perché lo rinnovo mensilmente. E ho anche un programma che... Per quanto riguarda il problema degli albanesi, ultimamente ci stanno rendendo la vita dura. A quelli ci penso io, tu pensa a smerciare. Il nuovo prodotto per ora in viaggio, e arriverà non prima di una decina di giorni. Nel frattempo, datti da fare a smerciare il vecchio. Ti aspetto martedì sera nel mio ufficio con i tuoi amici, per rifornirvi a dovere. E vedi di non deludermi. Ma ora basta parlare d'affari. E pensiamo a divertirci, eh? Ok. A dodi. A domani. L'ultimo giorno. Come vola il tempo. Neanche te ne accorgi. Ti svegli ed è già sera. Quando arrivai qui, pieno di euforia, credevo che non ce l'avrei mai fatta a fare tutto. A vedere tutti quei luoghi che mi ero prefissato di visitare, a scoprire di persona tutte le sensazioni che sapevo possibili, ma di cui avevo soltanto sentito parlare o letto sui miei libri. Sono un viaggiatore e ho visto tanti posti nella mia vita, ma questo mi ha cambiato. Maledetto idiota di un poliziotto, io ti faccio sbattere a dirigere il traffico! Ora conto fino a tre, poi ti ammazzo. Se non confessi subito, ti faccio fuori! Ma no, ma che stai facendo? No. Liberami. Uno? No. Aspetta un attimo. No, che fai? No, aspetta, che stai facendo? Ma no, aspetta. Liberami, codardo, liberami. Due. Smettila di contare! Tre. Madonna santa, wow! Che film è questo qua? Questo si chiama Mu. M-O-U.
Ed è un film che ha ricevuto anche dei premi al Festival del Cinema di Mantova. Complimenti per la recitazione, sei veramente bravo. Grazie. Facciamo mille. Partire la musichetta allora, dai che ci siamo. Ladies and gentlemen, quest'oggi alla valigia degli artisti abbiamo avuto un grande personaggio di spessore, lo spessore. Prossimamente lo vedete a Zanzaro con Carmelo, Fabio e la Gaia, con questa new adventure dalle 19.35 fino alle 21 su questa rete, chiaramente in diretta, prettamente in diretta. Io ho avuto l'onore e il piacere di avere qui oggi in studio Ladies and Gentlemen, Luca Gatta. Grazie, troppo buono, grazie. Un ringraziamento alla regia, Carlo Riva, la regia audio, un caro amico, e voglio dire, insomma, noi ci vediamo lunedì, mi raccomando, passate un buon weekend, un saluto un saluto meraviglioso e ricco d'affetto e di stima da parte del Rudy. Ciao! Valigia sul letto è quella di un lungo viaggio, e tu senza dir niente hai trovato il coraggio.